schia, piaccia, play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Allora, per fare questo glitch dei soldi abbiamo bisogno dei seguenti requisiti: un bunker, un centro operativo, una LG retro custom da duplicare, una LG normale e un colpo già avviato con la prima preparazione fatta, che ci servirà in seguito ragazzi. Quindi questi sono tutti quanti i requisiti. Rimandate un pochino indietro il video se non avete capito, in maniera tale da avere tutti quanti i requisiti e poter fare il glitch. Quindi ora passeremo al glitch ragazzi. A questo punto prendete un caddy, è indifferente quale caddy, quello grande o quello piccolo, non fa differenza, potete più a quale cazzo vi pare, e vi avvicinate al centro operativo mobile che deve stare dentro il bunker e vi mettete in questa posizione ragazzi. Allora, in questo video non ci sono tagli, quindi vi dico in anticipo che ci saranno degli errori dovuti al glitch, ma non errori di mia incapacità, nel senso che comunque ho voluto lasciare questi errori perché voi vi rendiate conto di che cosa può succedere più o meno quando si fa questo glitch. Allora, io adesso vado a richiedere una missione di Simeon, dopodiché apro il telefono, mi metto su questa schermata, scendo dal caddy e premo X ragazzi, mi trovo nella missione. Una volta nella missione schippo la missione, esco dalla missione e mi dirigo verso il caddy e premo triangolo. Allora, in questo primo tentativo ragazzi non mi è riuscito, mi ha mandato dentro il centro operativo mobile. Per andare bene deve succedere diversamente, deve accadere il bug, chiamiamolo così. Adesso io vado a riprovare e vi faccio vedere. Quindi andate a riprendere il caddy. Questo glitch ragazzi lo potete fare tranquillamente da soli, non avete bisogno di alcun aiuto di nessuno. Andate a posizionare nuovamente il caddy in questa posizione dietro al centro operativo mobile, riaprite la schermata della missione di Simeon e mentre scendete premete triangolo. Dopodiché uscite dalla missione, vi dirigete verso il caddy e mentre state andando premete triangolo. Come avete visto ragazzi, adesso il glitch ha funzionato. A questo punto che cosa dovete fare? Dovete premere il tasto PS e adesso andiamo a vedere che cosa faremo premendo il tasto PS. Andremo in attività e prenderemo un'attività di un nostro amico che avrà comprato qualcosa ovviamente, e andremo ad unirci, faremo avvia GTA 5. Comparirà questo messaggio, il messaggio lo dobbiamo skippare. Una volta skippato questo messaggio ci comparirà la minimappa, ma saremo bloccati. A questo punto entra in gioco il colpo di Lester, apriamo il telefonino e entriamo nel colpo. Ci sbatterà in casa, insomma ci sbatterà dove abbiamo avviato questo colpo. Intanto aspettiamo il caricamento e quando saremo davanti alla schermata del colpo basterà uscire, ci ritroveremo invisibili, come state vedendo io sono invisibile. Usciamo, andate in garage o andate su strada, non fa differenza ragazzi perché non è importante, mi renderà per un pochino visibili, però dopo tornerete invisibili un'altra volta. Quindi quando siete nel garage, in questo garage dovrete avere l'auto che volete duplicare. Io in questo caso andrò a duplicare questa LG retro custom, questa con la targa Maxi Milk ragazzi. Vi faccio vedere anche la targa in maniera tale che voi possiate vedere che la targa cambia, che comunque il glitch non è un fake. Uscite dall'appartamento,
pigiate il tasto select, come avete visto la targa è Maxi Milk, pigiate il tasto select, andate su centro operativo mobile e fate per richiedere centro operativo mobile. Allora, a me in questo caso non me lo fa richiedere, non so per quale ragione, comunque si bugga in maniera strana alcune volte. Quindi vi posso consigliare di provare a scendere dal veicolo e risalire, provare come sto facendo io. Comunque il glitch funziona in maniera abbastanza efficace, altrimenti non l'avrei portato sul canale. E se invece non dovesse funzionare, rientrate in garage e riuscite, insomma. Io adesso per esempio ho richiesto il centro operativo mobile mentre ero fuori dall'auto, come avete visto, e l'auto è scomparsa. Però diciamo che non è un problema, l'auto è di nuovo in garage, infatti adesso andrò nel garage e troveremo l'auto nella posizione in cui l'abbiamo presa in pratica. Allora, io adesso sono CEO, come comunque avete visto. Adesso andrò a ripetere l'operazione. Scusate il video se è un po' lungo, però comunque l'ho fatto apposta per cercare di farvi capire bene. Vado a ripetere l'operazione, ragazzi, vado un'altra volta al centro operativo mobile e comunque mi fa sempre quel cazzo di bug che non mi fa richiedere il centro operativo mobile, cazzi e mazzi. Quindi io nel mio caso vado a uscire dal CEO e adesso posso richiedere il centro operativo mobile. Una volta richiesto il centro operativo mobile, ci farà questo spawn, ragazzi, ci spawnerà al porto. Una volta che saremo al porto, dobbiamo richiedere nuovamente il centro operativo mobile. Il glitch è quasi finito, ragazzi. Quindi richiediamo il centro operativo mobile. Se non vi porta il centro operativo mobile, ragazzi, potete tranquillamente scendere dal veicolo e richiedere il centro operativo mobile, però a me in questo caso l'ha portato. Vado nel centro operativo mobile e vado a mettere l'auto nel centro operativo mobile. Automaticamente vedrete il lag, come avete visto nel fondo, che sembrava che stessi entrando nel bunker e invece siamo entrati, insomma, nel centro operativo mobile. Io adesso vi faccio vedere la targa è cambiata, ragazzi, non è più Maxi Milk ma è la targa della LG che inizialmente si trovava nel centro operativo mobile. E a questo punto l'ultimo passo da fare, ragazzi, per facilitarvi ancora di più la situazione, è chiamare una LG normale, cioè non modificata, e rimpiazzarla con quella dentro al centro operativo mobile, in maniera tale che quando faremo il cambio sessione dentro al centro operativo mobile avremo nuovamente una LG RH8 normale. Io adesso vado a chiamare e vado a rimpiazzare. Che cosa succede all'auto che è dentro il centro operativo mobile? Va a finire dentro il garage in cui abbiamo preso la LG RH8. Il glitch è abbastanza semplice, ragazzi, non c'è nulla di difficile, non è una cosa tosta da capire, è abbastanza, secondo me, abbastanza pratico, anche per il fatto che si può fare da soli, quindi meglio di così, insomma, non credo che ce ne siano. Spero che comunque riusciate a farlo. Se avete delle domande, fatemele sotto al video, insomma, commentate, fate qualche domanda. Spero che non abbiate molte domande da fare, nel senso che comunque capiate in fretta il glitch e basta. Allora, a sto punto, regà, che dovete fare? Dovete cambiare sessione, cambiate sessione, quindi andate nel creatore, fate gli stessi passi che faccio io. Ovviamente dovete avere il respawn nel bunker. Perché faccio questo, ragazzi? Perché comunque è molto più semplice, altrimenti sarebbe un problema riportare il centro operativo al bunker, oppure impiegheremo troppo tempo a ritornare noi al bunker e poi chiamare il centro operativo. Facendo questa operazione ci ritroveremo direttamente al bunker senza tante menate,
e potremo ripetere il glitch tranquillamente tutte le volte che vogliamo. Spero che questo glitch duri un pochino, anche perché sono appena ritornato, ho appena portato un glitch, se me lo facciano subito me potrebbe pure rodere. Detto questo ragazzi, buon glitch a tutti, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.